Dopo le notizie sulle vicende giudiziarie riguardanti Eni e le rivelazioni sulla moglie di De Scalzi, a cui sarebbe appartenuta una società fornitrice di Eni per contratti da centinaia di milioni di dollari, oggi le chiedo se lei conferma piena fiducia nell'amministratore delegato di Eni oppure chiede a De Scalzi di fare un passo indietro e di dimettersi. Grazie. Guardi, lei mi parla di vicende personali della moglie di Scalzi. Io credo che la responsabilità penale sia personale, quindi fino a quando non verranno accertati i fatti penalmente rilevanti nei confronti dell'amministratore De Scalzi, avrà la mia fiducia. Non vede conflitti di interesse. Avrà la mia fiducia, ho già risposto. Siamo però sufficientemente sicuri. Maxiemendamento non arriva dopo domani. Il maxiemendamento non arriva dopo domani. No, deve arrivare al più presto. Stiamo facendo. Arriva domani. È a 11:32. 11:32, 11:33. Grazie.